Eccoci qua, sì, stiamo calmi, non gridiamo, parliamo un po' tranquilli. Buongiorno amici di Ciocomo, buongiorno, ben ritrovati. Questi giorni abbiamo fatto tutto l'Alto Lago, abbiamo girato, abbiamo fatto vedere le spiagge, le cose belle del nostro Alto Lago. Oggi siamo tornati in centro a Como e lo facciamo perché qua in centro a Como oggi abbiamo ritrovato dopo qualche giorno la Sciura Ornella che è qua con noi. Per augurarci con simpatia, direi il buongiorno. Shura? Perché? Buongiorno, Vusa, no, che se no ci buttano giù qualche secchio d'acqua. Allora, A abbiamo Senchi? a Senchi in via Primo Tatti. Ok. Abbiamo Silvia e pensato. Cristina ci salutano. Ah, grazie, Buongiorno, 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 mentre buongiorno. comincia a piovere. Lo Come dico comincia a per te, lo piovere? dico per No, te che ma no, sei è una morto. giornata un po' così. Enrico, Roberto, buongiorno, poi ci saluta anche Giovanni e poi Lorenza Però e non poi preoccupatevi che Melissa. da domani Graziella, guarda qua, guarda, leggili tu, dai, Urcusur, non leggi. si leggi tu che devo mettere gli occhiali. No, ma Lidia, buongiorno da e poi domani Teresa. invece riprenderà sulle Da gite domani del lago. andiamo sul lago, Ah sì, ci sono anch'io ragazzi sul lago con la moto. Olga, Angela, Sciura Ornella ti saluta da Lora, Gian, poi Fender, buongiorno. A Senchi, buongiorno anche a Frederica Luce, carissima Luce, buongiorno, e poi a Lida. Centro Como in questa mattina senza nessuno in giro, Giovanna dalla Germania, Andreina, Milco, Ecco, Massimo qua dall'Urago che è d'Erba, molto bella. Marinella, questa Allora, chiesa, questa è la chiesa del Gesù, si la chiama chiesa del Chiesa Gesù. del Gesù, in realtà è dedicata a due vescovi di Como, Sant'Amanzio e San Felice, che è dentro quella nicchia là. Ah, fa vedere. Eh sì. Ecco, a Senchi, perché No, qui. Sant'Abbonio, però beh, so che c'è Felice, però non è qua. Loredana, Questo è Claudia, Sant'Abbonio. buongiorno, Frederick, tanti amici che ci salutano in questa mattinata. Ripeto, noi oggi non siamo andati in centro, in Alto Lago, ma torniamo domani, eh? Certo. Poi Giovanni da E Messina lo diciamo già e che ci sono poi anch'io domani. Giuseppe. Sì, domani adesso lo diciamo. Wow, dice Giovanna, che meraviglia. Buongiorno amici ancora a tutti voi che oggi con simpatia ci accogliete. Per salutarci come sempre, il vostro saluto ci fa davvero sempre tanto piacere. Siamo qui in centro a Como, qui la zona di Via Lambertenghi. Wow, dice Silvana, la Sciura Ornella, nonna sprint, Sì. perché ta sei diventata nonna. Sono. Allora, chiariamo. E Prima di chiariamo. tutto ringrazio tutti per gli auguri, eccetera, che io sono una nonna bis e chiarisco, non bisnonna, nonna bis. Perché c'è una differenza, eh? Ma direi di sì. Francesca ci saluta da Varese, poi Teresa, poi Paola invece da Ferrara. Buongiorno la Sciura Ornella, poi un saluto da Attilio, un saluto da Carmen, buongiorno. Insomma, quando ci sei tu la simpatia è contagiosa. E domani io la porto in Alto Lago, ad Ongo, Sei Tavegnat, riuscito? Ma ad certo che Ongo, vengo. perché c'è. Ragazzi, levataccia domani mattina. Dopo, devo alzare i Davide piedi. D'Anesso, ciao Stefano, buongiorno anche a te, poi saluto Carmen, poi Attilio, appunto Paola, Teresa, Giovanna ancora dalla Germania. Domani parto per Milano, se ti fa piacere ci possiamo vedere. Certo, assolutamente, ma venite a trovarci, Giovanna, mi fa piacere, è Volentieri. tutto un anno che ci segui, mi fa un enorme piacere. Buongiorno da Domenica, buongiorno da Lara che ci saluta come sempre con grande carineria, grazie. Ecco, qui siamo In via in via Bonanomi. Buonanomi, E in via perché? Bonanomi, cosa c'è? Vediamo se ve lo ricordate. Via Bonanomi al numero 5 c'è, tra virgolette, casa mia. Casa tua, Salvio, buongiorno anche a Frederick. L'Ornella è simpatica. Guarda, La famiglia Comasca, ecco andiamo a perché suonare. siamo venuti qui alla famiglia Comasca. Suoniamo due Fa volte tre. e suoniamo anche Va bene, te. Vediamo chi ci apre, la vediamo chi famiglia ci apre. Comasca, buongiorno ad Angelo, buongiorno a Patti, ma c'è qualcuno, Non ci scusa. apre nessuno. Oh, c'è qualcuno, Ornella, scusami, visto che è casa tua. Va bene, Non apre buongiorno. nessuno. Ah, sì, Buongiorno a guarda. Giovanna, allora sì, fammi sapere Giovanna se vuoi venire. Arriva, arriva, arriva. Vieni fuori, vieni dentro. Chi è che Entro. c'ha? Oh, buongiorno, Ciao. buongiorno, eccoci qui Devi alla mettere sede mascherina, della fa famiglia caldo, però Comasca, stessa. buongiorno Paola, anche a te. C'è il presidente Adriano. Ragazzi, c'è il mio capo. C'è il presidente, buongiorno caro Buongiorno, presidente. ragazzi. Che mascherina Ci sarà fashion, la che festa. taghetto, e la Stasera c'è una è una cosa festicciola. esagerata, ma che Stasera c'è mascherina. una festicciola dalla famiglia Comasca, mi sono attrezzato. Madonna mia. Io
Io sono molto più normale. Più chirurgica. E lui è il capo. Va bene, questa è la sede della famiglia Comasca e qua è l'archivio dove ci sono tante... giusto, Sciurornella, dici un po'. Questa è la reception, diciamo che l'archivio è da un altro... Di qua. Facci vedere. Non so vai. Se prende. Lo so, infatti no, ho paura di no, perché già ho visto... Però se guardi qua, fammi, ecco. Fammi vedere. Vabbè, questa è la sala. Aspetta, vencia perché... E portale qua se riesci, perché il problema... No, non prende. Non funziona, no. Buongiorno a Armando e a Teresa, anche i nostri nuovi amici che ci uniscono al coro dei saluti. Famiglia Comasca, noi la portiamo sempre e la ricordiamo sempre perché ci fa sempre piacere ricordare il Taquin dei Comasca, sempre allegri, ma assolutamente. C'è un motivo, perché stasera c'è una festa della famiglia Comasca con ingresso libero, quindi potete partecipare. Ma dove? Anche voi. Dove? Vada, Presidente. Al Gaglio, che stasera alle 9 più o meno, al Gaglio, all'Auditorium del Gaglio, si può arrivare in macchina, ingresso da via Barelli, che è la parallela a via Innocenzo. C'è la festa che teoricamente è la festa più importante che facciamo sotto Natale, la prenatalizia. Non ci siamo riusciti, è diventata prefetto agostana. Perfetto, allora ricordatevi la famiglia Comasca questa sera, anche per essere con loro e dare un sostegno a loro, questo è molto importante, lo ricordiamo sempre. Famiglia Comasca che qui in centro Como, dove ci troviamo oggi, in via Buonanomi. Saluto Giacomina, saluto anche Vittoriano che si sono uniti, Cristina ancora da Cantù, Teresa, Maria, Patti, Domenica, Davide, Stefano, buongiorno Attilio, tanti anche che quindi si uniscono nei saluti. Quindi venite, potete venire perché è ingresso libero, può venire chiunque, non è solo per gli associati alla famiglia Comasca, anzi potete vedere quello che facciamo. Ma ci sei anche tu? Certo, sarò lì alle 8:30. Buongiorno Elisabetta, buongiorno anche alla nostra Clara, come sei gasato, dice ma Francesca. Ti saluta Francesca, grande. Ciao, Adriano Francesca. Giudici. Sì, lui è il presidente, lui è il tuo capo. Insomma, il mio capo. Oggi m'hai portato qui. Se no non prendo lo stipendio, ragazzi. Oggi m'hai portato qui in centro Como. Vieni fuori, là, che facciamo il saluto proprio da qui, dalla via Buonanomi. Siamo proprio nel centro di Como è oggi. È molto bella, molto bello questo. La chiesa del Gesù. Abbiamo visto la chiesa del Gesù. Sì, è uno scorcio proprio del centro di Como. Buona giornata, Paola. Viva i Comaschi, ma soprattutto viva il dialetto. Perché tu, Adriano, devi sapere che ormai è diventata una star. Lo sappiamo. Non so se hai saputo. Infatti io, la mia poltrona incomincia a tremare. Basit, dalla nostra carissima, nostra amica Antonia, Basit, la Sciurornella, fantastica, assolutamente sì. È una persona che ormai è diventata una star, no? Devi sapere, caro ragazzo. Un saluto a Dolores, un saluto alla Sciurornella, simpaticissima. Grazie. Un saluto da Dora, un saluto da tanti amici che insomma sono con noi. Ciao, la vogliamo portare domani in Alto Lago, perché c'è una storia di un campanaro. Sempre 7:30. C'è una storia di un campanaro in Alto Lago che va a riparare le campane. E allora lei sa. Allora, minga capì perché anciò da me per i campani. Perché te sei sempre tu. Domani ancora c'è la Sciurornella per il saluto, per il video del buongiorno e poi per questa storia molto, molto bella. No, adesso al di là di tutto, non gridiamo perché ancora qualcuno magari dorme. Questa è la sede della famiglia Comasca, dove oggi la Sciurornella ci ha voluto portare, perché era anche giusto ricordare. No, no? Abbiamo sempre parlato della via Buonanomi 5, eccola qua. Questa è la via Buonanomi 5. Per ricordare la festicciola di questa sera. La festicciola di questa sera, Collegio Gaglio, ore 21. C'è la presentazione di un libro, il libro dei 150 anni della Fondazione del Corpo dei Vigili Urbani. Della Polizia Locale, più sì. Sono alcune letture sulla vita, la nascita, la morte e la resurrezione di Gesù. In dialetto. Lori che ti saluta, detto che sei grazie, bellissima. Grazie, vero. Buongiorno Bagai, ci dice Augusto. Il campanaro si chiama Enea, ci chiede Loredana. Credo di sì, sai Loredana. Non lo so. Domani vi raccontiamo tutto, vi raccontiamo tutto domani mattina. Seguiteci, 7:20 il video del buongiorno, 8:30 il campanaro con la Sciurornella. Credo di sì, Loredana. Saluto Attilio, se giri l'angolo vedi casa mia. Ma da questa parte o da quest'altra parte, Attilio? Dov'è? Esatto. Allora, lei è la Sciurornella, dice Antonia, lei è la campana festosa della nostra com. Bene, grazie. Lo conosco benissimo, Loredana, il campanaro, molto bene, e perfetto, molto bene. Allora, un caro... Aspettiamo questa sera, venite.
Anche chi può naturalmente può venire, mi può trovare Adriano. Un'ultima cosa, perché la nostra Patti ci scrive, scusate che associazione è? Ecco, io ne colgo l'occasione, Patti, per ricordare che questa è la sede della famiglia Comasca. E viva Dio che la famiglia Comasca... Cosa fa la famiglia, Comasca? Fa? Oltre ad avere questa sciura ornella qui. Che è la nostra... la vostra sta. È la pietra, si preoccupa del mantenimento delle tradizioni del territorio. Il dialetto, ma non solo, la storia, la geografia, la gastronomia, il mangiare, il bere, la pulenta, il misultino. Grande Adriano. Allora, Attilio dice via Lambertenghi è di qua, vero? Sì, verso di qui. La via Lambertenghi è questa qua. Vabbè, allora, chiudiamo qua, dai, facciamo vedere la casa di Attilio che è lontano e che quindi ovviamente gli portiamo anche la sua casa da lontano. Ciao ad Angela dalla Germania, buongiorno anche a Attilio, è lontano, lui è a Zurigo, però ci segue sempre, grazie ai nostri amici che ci guardano dall'estero. Allora, questa sì è via Lambertenghi, la contrada di San Benedetto, come dice il cartello, come potete vedere, la chiesa del Gesù, ci saluta Emanuela. Ti chiamo anche per dire un'altra cosa. Ma come no? Dimmi anche là, lì. Vedi dove c'è quella insegna coperta? Cosa c'è? Sottoscritto c'è piazza Pier Cesare Bordoli, che è stato storico presidente dell'associazione, verrà inaugurata presso i primi di settembre. Ah, questo hai fatto bene a dirlo, perché è un bel ricordo. Il campanaro si chiamerà Fran Martino. No, non lo so. Vediamo. Domani vi raccontiamo la storia del campanaro, giuro, è tutto vero, con questa sciura ornella, e quindi domani torneremo in Alto Lago. Questo è molto bello, allora la piazza dedicata a Cesare Bordoli, che è stato lo storico fondatore e presidente della famiglia Comasca. È stato presidente per 27 anni. Ok, perfetto. Ok, un caro saluto. Buongiorno Sciura Ornella, Elisa, Clara, buongiorno anche a voi che si sono riunite a noi dal centro di Como. Como, adesso ve lo faccio vedere, grigia è oggi, a lei grigia. Com'è che si disse? Grigia. Perché gris lei in maschile. Ecco, che bello vedere casa mia, e quindi è questa, giusto? Una di queste, casa tua, c'è anche questa qui che è l'altra parte di via Bonanomi. Va bene, dai, ci fermiamo ciao, qui. Ciao ragazzi, a domani. Ciao a tutti, Adriano, grazie di averci aperto le porte. Venite stasera, vi aspettiamo. Collegio Gaglio, allora, ore 21, con la famiglia Comasca Si arriva anche in macchina. Va bene. Da via Barelli. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao anche a Minerva e ad Attilio. Buongiorno.